Ciao a tutti, oggi siamo ad Arashiyama a Kyoto. Qui dietro di noi c'è il ponte famoso di Arashiyama, lo simbolo proprio, si chiama Togetsukyo. Sì, il nome significa la luna che passa sopra il ponte. I kanji, se li guardate, hanno proprio quel significato. Ogni stagione questo ponte ha sua faccia, quindi venite ogni stagione. Anche qui c'è una famosa pesca tradizionale che viene fatta con un uccello, dovrebbe chiamarsi cormorano. Però appunto, essendo così antica come pesca, non è tanto più usata. Esistono ancora alcune persone che la praticano, però oggi ad esempio non c'è nessuno. Però se siete fortunati magari voi lo vedrete. Prima passiamo questo ponte e vediamo come, e vediamo l'altra cosa e vediamo bambù. Ok, andiamo. Allora passiamo il ponte. Dopo esservi riposati un po' potete attraversarlo. Vedete il fiume quanto scorre veloce, proprio pericolosissimo, quindi fate attenzione. Anche se venite in inverno, comunque è una stagione fredda, portatevi un maglione in più perché qui c'è tanto vento, come vedete. Sì, questa parte così, però photo spot è l'altra parte, è lì. Quando ritorniamo vi facciamo vedere. Bellissimo, eh? Adesso passiamo questo ponte. Allora, siamo passati questo ponte. Non era lungo, a piedi più o meno 2 o 3 minuti. E qui a sinistra c'è il parco che si chiama Arashiyama Koen, quindi potete rilassarvi tanto, eh? E lì ci sono i negozi per souvenir. Anche c'è ristoranti. Sì, ristoranti, hotel, anche c'è Monkey Park, quindi andiamo a vedere un po'. Allora, qui dietro di noi c'è un Monkey Park, dove ci sono scimmie, però vedete, dovete salire tanto tanto e oggi è con passeggino, anche con Sakura, quindi è un po' pericoloso secondo me, quindi non andiamo oggi. Sì, perché teoricamente le scimmie sono dentro un posto al chiuso, cioè non potete andare nella stessa zona dove ci sono le scimmie, però non sappiamo se anche qui intorno sugli alberi c'è qualcuna, e con Sakura così piccola è un po' pericoloso, quindi evitiamo oggi. Qui se salite anche c'è un tempio, eh? Chi vuole vedere scimmie giapponese potete andare. Anche davanti a questo posto c'è un posto per prendere la barca. Vedete, abbiamo camminato tutto questo ponte e lì c'era quella di scimmia. Queste sono le barchette con cui potete fare, non chiamerei crociera, 30 minuti potete farvi un giro e così potete attraversare questo fiume. Sì, se siete troppo stanchi, magari avete camminato troppo durante gli altri giorni, anche sì, vi potete rilassare 30 minuti nel frattempo. Continuate a guardare, comunque qui è bello il panorama, ci sono tutte le montagne. Vi consigliamo novembre perché ci sono gli aceri, è più bello, oppure inverno anche con la neve, proprio bello. Beh, anche ci sono i Sakura a fine marzo, dipende cosa volete vedere. Prima vi ho parlato della pesca con gli uccelli, con i cormorani. Con questa barca qui potete andarli a vedere, però solo in determinati periodi dell'anno, però potete anche solo fare un giro con questa barca, quindi in se l'attività che fate il prezzo cambia. Solo un giro ovviamente è più economico, potete poi andare a vedere appunto la pesca con i cormorani, oppure potete anche andare a mangiare tutti insieme. Comunque, se volete più informazioni, allo stand dove vendono i biglietti vi danno un dépliant dove ci sono scritti tutti i prezzi e tutte le attività che potete fare. Invece quello, perché è da piccola, quello potete andare da soli, 1800 yen per un'ora. Comunque non vi abbiamo detto cosa significa Arashiyama, i due kanji, significa montagna della tempesta. Allora, adesso torniamo. Adesso andiamo nella parte più divertente. Sì, andiamo a vedere i negozi, anche bambù. Vedete, da questa parte si vede bene questo panorama bellissimo. Tutti fanno la foto qui, eh. E ogni stagione cambia la foglia di montagna, è tutto, eh. Con neve, con sakura, con gli aceri, è tutto bello. Tra un po' diventerà tutto rosso qui. Adesso Sakura ha dormito e siamo tornati qui, andiamo a vedere qualche negozio. Qua anche potete affittare una specie di risciò, sì, dove vi portano in giro. Così. Anche da Satsa c'è. Sì, 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 sì. Abbiamo un nome italiano qui. Si chiama Ponte Luna. Meat Pie. Sembra buona, Meat Pie. Ponte Luna perché questo ponte hanno chiamato il nome italiano. Sì, no? Hanno tradotto. Tradotto. Comunque vedete quante macchine passano e quanta gente, oggi c'è poca gente rispetto al normale, quindi
cercate di non venire se potete con dei bagagli grandi, altrimenti molto scomodo. Sì. E qui è souvenir. Questo si chiama Yatsuhashi, proprio dolce famoso di Kyoto. Comunque in strada ci sono tanti negozi, ristoranti e possiamo provare tante cose da mangiare e tante cose da comprare. Questo kimono rental che fa da 2900 yen, la nostra canzone. Abbiamo detto nostra, ma adesso è in moda questo tutti. Tipo di kimono, vedete queste ragazze, tutte così ce l'hanno. Anche a Sakusa tante ragazze avevano così. Quindi proprio adesso moda. Wow, guarda, guarda questo. Wow. Muscoloso, eh? Anche qui c'è scritto 500 ramen, però non mi fido tanto. Qui c'è mappa grande di Arashiyama, quindi se volete andare a qualche posto potete cercare qui. Oppure usate Google Map. Ah, questo per fare tsukemono, per conservare tsukemono. E questo sopra si chiama tsukemono ishi. Mettono così. Ah, anche matcha soft cream, sembra buono. Ah, anche wasabi mochi, questo è mochi speciale, non particolare. È buono, a me piace un sacco. Qui destra c'è stazione di Torino, quindi anche potete venire in Torino qui. Adesso fanno collaborazione con Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Anche la sera con la luce è bellissima, eh? Sembra una stazione. Anche qui c'è piccolo centro commerciale, vedete? Bellissima così. Vediamo un po' stazione come. Cos'è Mori? Ah, c'è Trioli? No, questo è Tsukemono sempre. Mio cognome, Mori. Anche c'è Ramune. Tanti negozi dentro stazione. Carino qua. Tanti cibi. Piccola stazione. Sì. Però tanti turisti, eh? Vedi, qui c'è tutto questo. Questo è fotospot, anche la sera con la luce è bellissima. Si chiama Kimono Forest qui. Ci sono 600 pezzi di questo. Kimono, tutto kimono. Vedete, anche così esiste. Sera, più bello, eh? Anche giorno bello. E tutti buttano soldi qui, come Fontana di Roma, no? Qui c'è scritto che dobbiamo mettere le mani dentro. Attenta, è squat. Uno, due, uno, due. Fai esercizio. Abbiamo adesso mangiato e adesso continuiamo a girare. Ancora c'è tanta gente. Certo. Dopo le 5 non c'è nessuno. Comunque se volete vedere i vestiti tradizionali, Kyoto ne potete vedere tanti, no? Perché tanti giapponesi, anche occidentali in realtà, però soprattutto giapponesi affittano e li indossano per la giornata, quindi se vi piacciono potete ammirarne tanti. Qui se andate dentro c'è il tempio, si chiama Tendyuji. Anche c'è il giardino bellissimo, si chiama Sōgenji. Siamo andati tante volte. Ve lo consigliamo, è proprio bello da vedere. Solo che ci impiegate un po' di tempo perché anche il giardino è grande. Noi appunto siamo già venuti molte volte e abbiamo da fare altri giri, quindi evitiamo. Entrate qui. Una cosa per chi magari non è mai venuto in Giappone, mettetevi sempre dei bei calzini nuovi, perché in molti posti, come per esempio in questo tempio, per entrare dovete togliere le scarpe e lasciarle all'ingresso, o in una busta, forse dipende, comunque solitamente si lascia all'ingresso. Oppure se avete qualche amico, sì, proprio se andate casa di loro, sì, dovete togliere le scarpe. E in estate, se magari andate in giro con ciabatte e cose così, io personalmente porto sempre un paio di calzini dietro, perché in questi casi mi dà fastidio camminare proprio a piedi scalzi, e quindi almeno ho dei calzini da poter mettere in queste occasioni. Allora qui, se giriamo a sinistra, possiamo andare dove ci sono bambù.
che qui vendono tanto cibo. È molto 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 turistica questa zona, quindi sì, è ovvio che cercano di guadagnare sì, tutto il profilo. Sì. Qui entriamo. Qui c'è l'altra strada. Avete visto così? Perciò lui aspettava. Solo lui può entrare. Sì, possiamo vedere anche. A piedi non si può andare in questo. No, 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 pericoloso anche. Perché altrimenti loro non camminerebbero mai su questa strada. Sì. Perché è sempre troppa gente. Mm. Anche fastidio per chi cammina, eh. Sì. Perché loro sono tanti. Che oggi non c'è luce, quindi un po' buio, ma solitamente quando c'è sole è proprio bellissimo, no? Mm. Un po' buio, comunque è bello, eh? Qui c'è il tempio per l'amore, e per avere un ragazzo o ragazza, e poi per lo studio, sì, quindi qua tanti ragazzi. Giovani, sì. Qui possiamo camminare dentro. È bello. Per fare le foto forse è meglio che vi fermate qui e non prima, perché è troppo casino. Anche qui sicuramente è tanto casino, però di là meglio di no, non ve lo consiglio. Allora, abbiamo finito un giretto ad Arashiyama. Se vi piace la natura, qui è un buon posto. E appunto c'è il fiume, ci sta questa bella foresta, potete vedere le montagne, anche sì, sì, potete respirare un po' di aria buona. Mm. Anche potete sentire proprio natura, e si può rilassare tanto. Mm. Solo un po' turistico, un po' tanta gente, ma quello purtroppo Kyoto è così da tutte le parti, quindi armatevi di pazienza e andate avanti. Sì. Se avete qualche posto che volete vedere, lasciateci commenti per favore. Se possiamo andarci, proviamo a fare il video. Che se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche seguitemi ai social net, per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Honnat!